Eder, Mech, Pallister. Una donna di 47 anni è stata ferita gravemente in una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. In seguito a una lite familiare nei pressi di un'azienda situata lungo la complanare della statale 7, tra Mesagna e Brindisi. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, dove le sue condizioni sono state definite critiche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la sparatoria è scaturita da un acceso diverbio tra familiari. La vittima si trovava a bordo di una Nissan Juke quando è stata colpita da almeno 4 proiettili esplosi da una pistola calibro 7.65. Uno dei colpi ha centrato la donna, mentre gli altri si sono conficcati tra il parabrezza e il poggiatesta del veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno subito delimitato l'area e avviato le indagini. La pistola utilizzata nell'aggressione è stata ritrovata poco distante dal luogo della sparatoria. La squadra mobile di Brindisi, coordinata dal PM Paolo Palumbo, ha subito avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. Due uomini sono stati accompagnati in commissariato e interrogati a lungo. Uno di loro, il cognato della vittima, è stato arrestato in serata con l'accusa di tentato omicidio. Durante la colluttazione, anche un altro uomo è rimasto ferito al capo, colpito con il fodero di una katana. Quest'ultimo, anche egli cognato della vittima, è stato il primo a essere ascoltato dagli inquirenti. Sul posto erano presenti altre due persone, la cui posizione è ora al vaglio delle autorità. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'azienda Polycrystal Line, situata in prossimità del luogo della sparatoria. Le immagini potrebbero fornire ulteriori dettagli utili per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Le condizioni della donna, che si trovava in auto con il compagno anch'egli ferito nella colluttazione, restano gravissime. Le forze dell'ordine continuano a indagare sul possibile coinvolgimento di altre persone nella lite che ha portato alla sparatoria. L'intera comunità di Mesagna è sotto shock per l'accaduto, e le autorità locali stanno lavorando senza sosta per fare piena luce su questo tragico episodio di violenza familiare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.